Epistola agli Ebrei, capitolo 12, dal verso 1 al verso 3. Grazie a Dio per la sua parola. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso, è il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Alleluia, alleluia, grazie a Dio. Fin qui per il momento la parola di Dio. Signore benedica, potete accomodarvi. Alleluia. Anche noi, quindi ci mette in relazione a qualcun altro, ci mette in relazione degli altri. A chi ci mette in relazione lo scrittore dell'Epistola? A tutti gli eroi della fede menzionati nel capitolo precedente, nel capitolo 11, capitolo della fede. Anche noi, dunque, noi insieme a loro, avendo così tanti che possono testimoniare del fatto che è possibile vivere per Dio a dispetto delle circostanze, deponiamo ogni peso. Questa parola peso può indicare qualunque cosa che ci impedisce di servire Dio così come dovremmo, così come potremmo, se non avessimo degli inutili pesi nella nostra vita. Deponiamo ogni peso, ogni cosa che ci rende il nostro cammino con Dio difficoltoso, mettiamolo giù. Così tante volte ci portiamo dietro così tante cose inutili, e il più delle volte dal punto di vista materiale lo scopriamo quando facciamo un trasloco. Magari prendiamo degli oggetti e diciamo: e questo che cos'è? A suo tempo l'avevamo messo da parte con la solita, col solito pensiero: non si sa mai, può servire. Non ci è mai servito, al punto che non ricordiamo più neanche a che cosa sarebbe servito o per che cosa veniva utilizzato. Però intanto l'abbiamo conservato, non si sa mai, può servire. E poi quando dobbiamo fare il trasloco abbiamo scatoli e scatoli e scatoli e scatoli e scatoli e scatoli. Io e mia moglie ancora siamo in trattativa con un bel po' di scatoli. Sono ancora nel garage, dove qualcuno l'hai messo tu, altri giovani che sono stati così, così graziosi nell'aiutarci. C'è qualcuno che ha ancora vivo il ricordo delle pietre laviche che hanno dovuto traslocare. Perché noi ci portiamo dietro pure le pietre, quindi se venite nelle vicinanze di casa nostra con cattive intenzioni, state attenti. Abbiamo un bel po' di pietra lavica.
E spesso abbiamo questa tendenza a farlo dal punto di vista spirituale, ci portiamo dietro delle cose che servono soltanto ad appesantirci. Cattivi ricordi, cattive esperienze, antipatie, risentimenti. E poi magari andiamo in preghiera e la nostra mente comincia a vagare in mezzo a questi scatoloni pieni di pesi inutili e prendono il nostro tempo distraendoci da Dio e non aiutandoci a servirlo così come dovremmo. Lo scrittore dell'Epistola dice: mettete giù ogni peso. Mettete giù ogni peso. È il peccato. Il peso indica qualcosa in modo molto generale, delle cose che potrebbero anche non essere peccato, però sono d'impaccio. E quando una cosa non serve a niente, a cosa serve un vaso messo in cima allo scaffale in cantina? Prima o poi, se vi trovate là mentre c'è una scossa di terremoto, potrebbe solo servirvi a cadervi in testa. E chissà, forse potrebbe aiutare qualcuno di noi a svegliarci. Ma quando parliamo del peccato, invece parliamo di tutto ciò che è contrario alla parola di Dio. E il peccato, insieme a tutti i pesi che a volte ci portiamo dietro, ci impediscono di servire Dio, e il peccato in modo particolare cerca continuamente di allettarci, di avere la nostra attenzione, cerca di distogliere la nostra attenzione da Dio per averla per sé. E questo è il nostro titolo stasera: non distrarti da Dio. Non distrarti da Dio. Alleluia. Quindi deponiamo ogni peso, deponiamo il peccato e corriamo con perseveranza. Non solo dobbiamo correre, ma dobbiamo farlo con perseveranza, con costanza, dobbiamo farlo ogni giorno, dobbiamo farlo senza pause. Non si può andare in vacanza quando si serve Dio. Non sto parlando dell'andare in vacanza nel senso di andare in un posto per rilassarsi, ma dal punto di vista spirituale non possiamo dire: per una settimana non prego, per un mese non vado in chiesa, per un anno non leggo la parola di Dio. Assolutamente no, dobbiamo correre, dobbiamo farlo con perseveranza, dobbiamo farlo ogni giorno, ogni attimo, ogni settimana, ogni mese. Alleluia! 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 Con perseveranza. La gara è una gara. E nelle gare nessuno partecipa per arrivare ultimo. Tutti i partecipanti partecipano per arrivare primi. E se noi viviamo per Dio così come dovremmo, saremo i primi. Ma qualcuno dice: quanti primi ci possono essere? Con Dio non c'è una classifica basata sull'ordine d'arrivo. Con Dio esiste la classifica basata sulla dedizione, sulla consacrazione di ogni individuo. Ma dobbiamo partecipare per vincere. Dobbiamo partecipare per arrivare al traguardo, per giungere alla destinazione finale, la nuova Gerusalemme che ci sta aspettando, il luogo che Gesù è andato a preparare per ognuno di noi. Non lo so se lo avete mai sentito, ma quando ero alle scuole medie ho partecipato alla preselezione per i giochi della gioventù. Non so neanche se ancora ci sono queste a scuola. Allora nelle scuole c'era la preselezione per i giochi della gioventù, e poi chi nell'ambito della scuola era
i migliori li facevano partecipare a livello nazionale. E io ho partecipato a questa preselezione, sono arrivato secondo. Per quella specialità eravamo soltanto in due. Era la corsa dei 1000 metri. È più bello dire sono arrivato secondo. Ero secondo, ma in effetti sono stato l'ultimo. Quanti di voi andate al supermercato? Ogni 10 euro di spesa vi danno quel bigliettino che potete vincere qualcosa. E ci sono periodi magari che c'è la pubblicità, in palio una panda, in palio una... Oh. Onestamente, quando vi hanno dato quel biglietto da scoprire, mi batteva un po' il cuore. Usavo, si vincio io. E poi aprite, non hai vinto. Oppure hai vinto mezzo chilo di spaghetti. Ma voi volevate vincere il primo premio. Nessuno partecipa per arrivare ultimo o per essere un perdente. Tutti partecipano perché vogliono essere dei vincenti, dei vincitori. Quanto più dobbiamo noi, ecco perché l'Apostolo dice corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Perché vivere per Dio è andare avanti. Vivere per Dio è correre verso un obiettivo, verso un traguardo, verso una destinazione, ed è la destinazione per eccellenza. Alleluia! Ma nel fare questo non possiamo guardarci a destra e a sinistra. Sono meravigliato, a volte osservo qualcuno di voi durante il servizio e a volte sono stato anche in altri posti dove non era una chiesa e notavo persone che continuamente, è come se hanno paura che da un momento all'altro qualcuno li aggredisca da una direzione all'altra. Se c'è qualcuno che parla qua, qualcuno lo fa mentre guida e poi magari non capisce perché di botto la macchina si ferma preceduta da un tonfo, pum! Che succede io? Stavo guardando la direzione sbagliata. Amen. E l'Apostolo dice, non solo dobbiamo correre, ma dobbiamo correre avendo il nostro sguardo, tenendo i nostri occhi su Gesù. E non sbagli mai quando tieni il tuo sguardo, i tuoi occhi su Gesù. Amen. Amen, alleluia, non si sbaglia mai quando abbiamo la nostra attenzione rivolta a Gesù. Amen. Alleluia, magari noi pensiamo, però quello è un bravo fratello, quello è una brava sorella, e ce ne sono, ogni cristiano dovrebbe essere, poter essere classificato come bravo fratello, brava sorella, però non dimentichiamo, tutti quanti noi siamo soggetti a venir meno, quindi se il mio sguardo è rivolto sul fratello o sulla sorella, è solo questione di tempo, prima o poi, anche se il fratello o la sorella non dovesse venir meno, però potrebbe cambiare la mia opinione di loro, potrei perdere la mia fiducia nei loro riguardi e quindi la mia gara non avrebbe più senso, ma se guardo verso Gesù che è il capo, è l'autore ed il completatore della mia fede, la mia fiducia non verrà mai meno. Alleluia, alleluia. Perché essendo lui l'autore e il compitore della mia fede, della mia fiducia,
quando vede che il motore comincia a perdere qualche colpo, lui interviene con la sua capacità esclusiva che ha, interviene ad aggiustare ciò che non va, mi aiuta a vedere cosa c'è che non va nella mia vita, e questo mi rifocalizza l'attenzione verso la giusta direzione, ed io posso continuare a correre la gara con perseveranza da lunedì a martedì, a mercoledì, a giovedì, a venerdì, a sabato, a domenica, e poi di nuovo lunedì, martedì, gennaio, febbraio, marzo, estate, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, con perseveranza, guardando verso Gesù che è l'autore e il compitore della mia fede. Non distrarti da Gesù, alleluia, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. E poi dice: considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quello che la parola di Dio qua sta dicendo: se voi correte mantenendo il vostro sguardo e i vostri occhi su Gesù, e considerate quello che Lui è stato, quello che Lui ha fatto, il prezzo che Lui ha pagato, e non l'ha pagato per se stesso, lo ha pagato per noi, come Lui ha agito e reagito quando si trovava in circostanze particolarmente difficili, dove la cosa migliore o più semplice per lui da fare sarebbe stata quella di dire la parola e disintegrare i suoi nemici, ma lui non ha fatto questo, lui ha continuato a vivere tenendo presente qual era la sua missione. Dice più avanti: per la gioia che gli fu posta innanzi, lui affrontò la morte della croce. Quale gioia c'era davanti a lui? Io penso che quella gioia che c'era davanti a lui, che lui intravedeva attraverso i secoli, attraverso i millenni, era la sua chiesa. Perché se oggi noi siamo qua è perché lui un giorno è stato appeso alla croce per i nostri peccati. E se noi guardiamo lui e consideriamo la sua attitudine, consideriamo la sua dedizione, non possiamo fare altro che dire: voglio seguire l'esempio del mio maestro, voglio seguire l'esempio del mio Signore, voglio seguire le sue orme, voglio seguire le sue pedate. Alleluia! Non distogliamo lo sguardo da Gesù, guardiamolo attentamente, consideriamo la sua vita. Qualcuno dice: ma lui era Dio. Guarda che lui non ha pagato il prezzo da Dio, lo ha pagato da essere umano. Dio non può morire, ma lui ha sperimentato la sofferenza della morte, la peggiore morte che in quei giorni poteva essere inflitta ai peggiori criminali, la crocifissione. Ed essere barattato per un criminale farebbe vergogna a chiunque di noi, al più piccolo di noi, al peggiore di noi farebbe vergogna essere barattato per un criminale. Quando fu chiesta la domanda: chi volete che vi liberi, Gesù o Barabba? E tutti, incitati dalle autorità religiose, hanno cominciato a gridare: dacci Barabba e crocifiggi Gesù. Ancora una volta lui avrebbe potuto, con una sola parola, non dovevo neanche fare un gesto, non dovevo neanche schioccare le dita, non dovevo neanche soffiare, dovevo soltanto dire una parola, forse doveva solo pensarlo. Quando andarono nel giardino ad arrestarlo, e lui disse: chi cercate? Gesù di Nazareth. Cosa ha detto lui? Per un attimo è come se
Sapete quando c'è una di quelle tende pesanti, di solito nelle stanze di albergo ci sono le tende trasparenti e poi sopra ce n'è una pesante per magari chiuderla durante la notte per non far entrare la luce. È come se per un attimo lui spostò di qualche centimetro quella tenda che ottenebrava le loro menti, che impediva loro di capire chi veramente era Gesù. E per una frazione di secondo rivelò la sua vera identità, ha detto «Io sono!» E tutti caddero all'indietro. Bastava semplicemente un attimo della sua gloria per far indietreggiare e far cadere tutti quelli che erano là a chiedere Barabba e crocifiggere Gesù. Magari era la stessa folla che qualche giorno prima aveva gridato «Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore!» E adesso è là che dice «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Avevano distolto lo sguardo da Gesù e lo avevano rivolto alle istituzioni, al potere politico, al potere religioso e avevano perso quell'entusiasmo che avevano sperimentato qualche giorno prima quando mettevano i loro mantelli per terra, tagliavano rami di palma per tappezzare la strada dove Gesù sul dosso di un asinello è entrato trionfalmente a Gerusalemme. Non ci vuole molto a distogliere lo sguardo da Gesù, e quando ciò avviene i risultati non sono per nulla positivi. Considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quando sembra che non siete in grado di andare neanche di un altro solo passo in avanti, o quando sembra che non riuscite neanche a sollevare il piede per cercare di fare un altro passo, considerate quello che Gesù ha sperimentato e sofferto per voi, per noi, affinché non ci stanchiamo e se abbiamo difficoltà a sollevare il piede, l'afferriamo alla nostra gamba con le mani, alziamo il piede e farlo andare avanti, perché se noi manteniamo il nostro sguardo su Gesù anche nella difficoltà, lui sarà con noi e ci aiuterà a fare il prossimo passo, a salire il prossimo gradino, a vivere il prossimo giorno, la prossima settimana. Non dobbiamo stancarci e non dobbiamo venire meno, ma dobbiamo mantenere il nostro sguardo rivolto a Gesù. Rivolto a Gesù. In Esodo, dopo che Israele passò per l'asciutto attraverso il Mar Rosso, con tutte le speculazioni del caso, con tutte le obiezioni che vengono sollevate, ma come per tante altre cose, per cui o per mezzo delle quali hanno cercato di screditare la Bibbia, è stata soltanto questione di tempo, prima o poi hanno dovuto ammettere che la Bibbia aveva ragione. Ora io non ho bisogno che qualcuno mi venga a dire la Bibbia aveva ragione, io so che la Bibbia ha ragione. Perché la Bibbia è la parola di Dio, è vero. In qualche caso ci sono riportati degli errori umani di trascrizione, ma questo non toglie nulla all'autenticità e alla potenza della parola di Dio. Alleluia. E dopo che Israele attraversò il Mar Rosso per l'asciutto, Dio ordinò a Mosè di tendere il bastone. E le acque si richiusero e tutto l'esercito egiziano fu sepolto dall'acqua. Videro qualcosa di incredibilmente straordinario. Cominciarono a cantare un canto trionfale. Il capitolo 15 ci fa vedere questo, il capitolo 15 dell'Esodo ci fa vedere questo canto trionfale. Ma c'è il verso 2, l'unico verso che voglio leggervi, che dice «Il Signore
è la mia forza. Alleluia. Se il Signore è la tua forza, non puoi essere debole. Se il Signore è la tua forza, non può esserci un nemico più forte di te. A meno che tu non decida di dare al nemico, chiunque o qualunque cosa sia, dagli potere su di te. Sei tu a decidere. Ma se il Signore è la tua forza, così come hanno cantato gli israeliti, il Signore è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. A volte trascuriamo questa parte, pensiamo di essere così forti e così autosufficienti che non abbiamo neanche bisogno di cantare al Signore, e poi ci domandiamo perché a posto della nostra forza c'è un'evidente debolezza, e poi ci domandiamo perché non abbiamo la compagnia di Dio. Cosa ha detto il fratello Salvo Trovato? Dio abita nella lode dei suoi figli, quindi lui è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. Alleluia! Anche quando sembra che sto perdendo, se comincio a cantare a Dio. Alleluia! Alleluia! L'oggetto del mio cantico. Non l'oggetto delle mie lamentele, ma l'oggetto del mio cantico. Sapete quale a volte è il problema con noi esseri umani? Che ci piacerebbe poter cantare un canto il cui oggetto del cantico siamo noi stessi. Ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Quando invece l'oggetto del cantico di chi ha la forza del Signore è il Signore. Paolo ha detto: chi si glori nel Signore. Alleluia! E non c'è modo migliore di glorificare se stessi dando gloria a Dio. Perché quando io do gloria a Dio, Dio abita in me. E quale privilegio più alto potrei io avere? Avere Dio in me, Cristo in me, speranza di gloria. L'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questi è il mio Dio, io lo glorificherò, è il Dio di mio padre, io lo esalterò. Queste sono le caratteristiche di quelli che di quelli la cui forza è il Signore. Cantano al Signore, esaltano il Signore, servono il Signore, glorificano il Signore. Sì, anche quando stanno male, anche quando le cose vanno male, anche quando non si ha quello che si vuole, Dio in ogni caso continua ad essere Dio, e noi dobbiamo glorificarlo, magnificarlo, esaltarlo e avere il nostro sguardo, i nostri occhi su di Lui. Perché è quando distogliamo il nostro sguardo da Lui che noi cominciamo a rallentare la nostra corsa, e magari si comincia a deviare e imboccare un'altra direzione. Ma c'è una sola via, e quella via è Gesù. C'è una sola via, e quella via è Gesù. E l'Apocalisse dice: venite e comprate me del collirio per i vostri occhi. Qualche settimana fa, mentre facevo lo zapping alla radio, ero in auto, cerco di ascoltare qualche programma interessante, quando lo trovo, quando non lo trovo, faccio suonare il CD che è messo là dentro da dopo
che i figli di Israele hanno attraversato il Mar Rosso. Se riusciste ad entrare là dentro, vedreste le ragnatele in quel CD. Ma mi sono intrattenuto qualcosa che mi ha incuriosito. C'era una donna che ha detto che dopo 32 anni, credo che abbia 32 anni, che era sposata con suo marito, lei diceva felicemente sposata, è andata a comprarsi le lentine a contatto. E ha detto: per la prima volta dopo 32 anni mi sono accorta che mio marito ha un naso incredibile. Quando si dice l'amore è cieco. A volte la nostra vista, i nostri occhi sono così appannati che non riusciamo neanche a renderci conto del privilegio che noi abbiamo nel servire un Dio così meraviglioso che non ci doveva nulla, ma ci ha dato tutto. Non meritavamo nulla e ci ha dato la sua grazia. Alleluia! Dio non può essere la fonte della tua forza se il mondo è la fonte dei tuoi standard. Non puoi attingere forza da Dio se vuoi essere come il mondo, se vuoi imitare il mondo. Perché sappi una cosa, Dio non è disposto a convivere con il compromesso. Alleluia! La Bibbia lo dice ripetutamente, Dio è santo e noi dobbiamo adorarlo nella bellezza della sua santità. Alleluia! E io voglio che Dio sia la mia forza. Alleluia! Ma Dio non può essere la fonte della mia forza se il mondo è la fonte dei miei standard. Avete sentito quella parola in inglese? That's right. Significa giusto, vero? Potete semplicemente dire amen se siete d'accordo. Ma anche se non siete d'accordo, lo dico in ogni caso, Dio è santo e vuole che i suoi figli siano santi. Alleluia! Alleluia! Dio non può essere colui che provvede ai tuoi bisogni se tu non lo onori con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Proverbi capitolo 3 verso 9. Dio provvede. Certo, lui è più che in grado di provvedere, ma provvede se lui è la tua fonte, se il tuo sguardo è rivolto verso di lui. Alleluia! Se non distogli il tuo sguardo da lui, lui è colui che provvede. Se lo onori con ogni cosa che fa parte della tua vita, lui è colui che provvede. Ricordate che è stato, forse potrei anche sbagliarmi, ma se non ricordo male, il primo a dire il Signore provvederà è stato Abramo. Quando Isacco gli chiede: papà, qua c'è la legna, abbiamo il fuoco, vedo che hai il pugnale o il coltello, sicuramente troveremo le pietre per fare l'altare là sulla montagna, ma il sacrificio dov'è? Ora, è facile dire Abramo per fede disse. Guardate che Abramo in quel momento era il padre più distrutto che esisteva sulla faccia della terra. E cosa gli vai a dire a tuo figlio che tu
sai di dover sacrificare quando ti chiede, ma dov'è il sacrificio? Tu sì, oh papà. Immagine, fratello Giovanni trovato insieme al suo figlioletto. La ragione per cui me la prendo sempre con te è perché mi piacciono queste fossette quando sorridi. Poi questa qua a sinistra pare che l'hanno fatta con il trapano. No, questa non c'è. Non c'è, c'è solo a sinistra. E mentre papà Giovanni e il figlio Salvo vanno verso il monte, papà Giovanni sa perché ci stanno andando. Quando scenderà da quella vetta tornerà da solo. E come spiegherà questo fatto a Sara? Infatti ci sono dei commenti fatti da studiosi ebrei che a quanto pare, secondo loro, quando lui annunciò a Sara quello che doveva andare a fare, da quel momento in poi tra Sara e Abramo le cose non andavano esattamente bene, anche se poi lui tornò con Isacco. Probabilmente dice, ma che cuore hai? Com'è possibile che Dio ti chieda quello che ci avevo promesso e per cui abbiamo dovuto penare? E Salvo dice, papà, nel bagagliaio della macchina c'è già la legna, c'è l'accendifuoco, l'accendicarbone, c'è l'accendino. Ma il sacrificio dov'è? E Abramo probabilmente ha dovuto spremere le sue meningi per dire ora che cosa gli dico. Usavo papà. Sì, tu sacrificio. Ti piace? Sei contento? Non proprio. Dio provvederà. Ma non perché lui sapesse cosa sarebbe successo, ma perché aveva il suo sguardo rivolto verso Dio. Ed è impossibile avere lo sguardo rivolto verso Dio e perdere fiducia nei suoi riguardi. In ogni aspetto della nostra vita. Grazie. Dio non può essere colui che provvede se tu non lo onori con i tuoi beni, con le tue risorse, con le primizie di ogni tua rendita. Dio non può essere il tuo perdonatore se tu non perdoni. Capisci perché abbiamo bisogno di avere il nostro sguardo, i nostri occhi sempre su Gesù? Perché se spostiamo il nostro binocolo su un essere umano, avremo tutte le ragioni del mondo per dire no, deve essere prima lui a chiedere scusa, io sono più grande di lui, io ho i capelli bianchi oppure sono senza capelli. Ma se abbiamo il nostro sguardo rivolto verso Gesù e vogliamo che lui ci perdona, allora mettiamo in pratica quello che lui dice. Dobbiamo perdonare. E se stasera sei qua e ancora non hai confessato i tuoi peccati a Gesù Cristo, lui vuole perdonarti. Ma sei tu a doverglielo chiedere. Lui vuole fare di te una nuova creatura. Ma sei tu a doverti sottomettere alla sua volontà
In Primo Cronache capitolo 16 verso 11 leggiamo: cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Non sta a indicare il fatto che prima o poi, a furia di cercare, vedremo la faccia di Dio. Lo vedremo in Gesù Cristo, ma questa è un'espressione che sta a indicare la sua presenza. Ma dice: cercate il Signore e la sua forza. Cercate sempre il suo volto. In sintesi, noi potremmo dire: non distrarti mai da Gesù, dagli sempre la tua piena attenzione, imita, segui il suo esempio, metti i tuoi piedi sulle sue orme, cammina per le strade che lui ha percorso, segui l'esempio che lui ha lasciato. Salmo 18 dice, e questo è un salmo di Davide che è stato dato al direttore del coro, che scrisse quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul, e disse: io ti amo, o Signore, mia forza. Perché Davide era in grado di risparmiare la vita di Saul quando ebbe l'opportunità di farla finita, di eliminare il suo peggiore nemico? Perché Davide fu in grado di risparmiargli la vita? Perché il suo sguardo era rivolto verso il suo pastore. Se fosse stato rivolto verso il potere politico, o se avesse prestato attenzione ai suoi uomini, lo avrebbe ucciso. Io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Alleluia! Io invocai il mio Signore, il Signore che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Mi piace lo stile di Davide, che rispecchia, queste parole rispecchiano lo stile del Salmo 23, quando parla e dice: la mia forza, la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Dio è così personale e vuole essere così personale con ognuno di voi, con te stasera, e ti vuole invitare a dire: non guardare a destra o a sinistra, rivolgi il tuo sguardo verso di me e io ti guiderò nella giusta direzione, io ti aiuterò a raggiungere la destinazione finale. Io farò di te un individuo che veramente potrà avere o raggiungere degli obiettivi straordinari. Senza Dio non puoi fare nulla, ma con Dio puoi fare ogni cosa. Non distogliere il tuo sguardo a Gesù, non distrarti da Gesù, dagli tutta la tua piena attenzione. Proverbi 10:29 dice: la via del Signore è una fortezza per l'uomo integro, ma una rovina per i malfattori. La stessa via. È una fortezza
certezza per l'uomo integro, ma una rovina per i malfattori. Tutte e due, l'integro e il malfattore, camminano per la stessa via. Per uno è una fortezza e per l'altro invece una rovina. Perché uno ha i suoi occhi su Gesù, l'altro invece ha i suoi occhi rivolti in ogni direzione, tranne che nella giusta direzione. E quando io comincio a guardare a lui, a lei, a lei, a lui, prima o poi comincerò a vedere tutte le cose che non vanno secondo me. Potevo mettere un'altra camicia, non si intona esattamente con il colore dei suoi occhi. Di quella, pare chi prega, ma è tutto fumo. E quando si comincia a coltivare questo tipo di spirito, pur essendo nella via del Signore, diventa una via rovinosa. Ma se il mio sguardo è rivolto su Gesù, allora la via del Signore è la mia fortezza. Giovani, non distraetevi da Gesù. Adulti, non distogliete il vostro sguardo da Gesù. Sorelle, non distogliete il vostro sguardo da Gesù. E non soltanto quando veniamo in chiesa. Ecco, il venire in chiesa, facciamo la cosa giusta, dobbiamo venire, io ho bisogno di essere in chiesa. Le poche volte che non sono stato in chiesa è stato perché stavo male e mia moglie mi ha sequestrato i vestiti. E non mi sembrava il caso venire in chiesa con l'accappatoio. Una volta, non ricordo che cos'era, avevo credo la febbre alta, e un'altra volta sono mancato un servizio infrasettimanale dopo qualche anno fa, dopo che ho avuto il piccolo intervento dell'ernia. E per me è stato come se fossi mancato dalla chiesa per un anno. Io ho bisogno di essere in chiesa. Tutti quanti voi avete bisogno di essere in chiesa. Ma se io vengo in chiesa con il cuore sincero, è benedizione. Dio mi benedice. Se vengo invece con una cattiva attitudine, andrò via più amareggiato di come sono venuto. Per uno la via del Signore è fortezza, per l'altro è rovina. E io non voglio che la via del Signore sia la mia rovina. Ecco perché voglio correre la gara con perseveranza, avendo i miei occhi su Gesù. Perché è Lui l'autore e il compitore della mia fede. Un'altra versione dice il creatore ed il perfezionatore della mia fede. La mia fede deve avere inizio in Gesù e deve completarsi in Gesù. Non posso partire bene e finire male. Devo iniziare con Lui e devo finire con Lui. Devo iniziare il mio cammino con Lui e devo completare il mio cammino con Lui. Devo iniziare la mia giornata con Lui e devo completare la mia giornata con Lui. È Lui su cui devo concentrare o focalizzare la mia vista. Devo riporre il mio sguardo. Devo avere i miei occhi, perché è Lui la mia fortezza, è il mio liberatore, il mio salvatore, colui che provvede, colui che guarisce, alleluia, colui che battezza, colui che libera, alleluia. Vorrei chiedere di alzarvelo in piedi.
Voglio rileggere i versi del Salmo 18 che ho appena letto qualche minuto fa. Io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Alleluia! Io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Dove stai guardando stasera? Gesù ti invita a rivolgere il tuo sguardo verso di Lui, perché vuole essere tutto ciò che abbiamo appena letto e molto di più. Vuole essere il tuo migliore amico, vuole essere il tuo consigliere, vuole essere il tuo consulente coniugale. Vuole essere la tua guida, vuole essere la tua pace, vuole perdonare i tuoi peccati, se ancora non lo hai vuole darti il suo Santo Spirito. Solo Lui è in grado di fare questo, se tu glielo consenti. Vuole essere la tua forza nella tua debolezza. Così come è stato predicato qualche domenica fa, vuole essere la tua quiete in mezzo alla tempesta, la tua acqua nel deserto e il tuo pane nella carestia, il tuo miglior amico nella solitudine. Non distrarti da Gesù. L'altare è aperto.